Siamo sempre nel crossodromo di Santa Rita e siamo con Montalbini. Montalbini padre, lo chiamiamo così perché oramai siamo in confidenza, perciò ci spiega lui, proprio il, perciò il numero uno della QX4, ci spiega cos'è una QX4 e poi ci racconterà il suo passato e sicuramente il suo futuro. Prego. La QX4 è una categoria per piloti superiori a 40 anni. È una bella categoria perché c'è degli ex, cioè sono dei piloti che vanno veramente bene, perciò è dura competere con la QX4, però insomma uno che si vuole divertire, invece di appendere il casco al chiodo, la QX4 è una categoria per andare avanti negli anni. Ti posso fare una domanda? È possibile entrare in una QX4 avendo un minimo di conoscenza del quad o bisogna per forza di cose essere stati piloti di una QX1 o una QX2 per accedere poi a una QX4? Cioè, se avessi una persona di 45 anni che si sposta da un quad automatico a un quad a marce, vi dà noia in pista non sapendo come funziona per bene? No, assolutamente, perché noi siamo abbastanza esperti che, insomma, conoscendo il pilota che praticamente viene da un'altra categoria, noi abbiamo un occhio di riguardo, ecco. Poi non è difficile perché i quad non avrai il passo dei primi, avrai il passo un po' più lento, però insomma non è un grosso problema. Ascolta, per chi noi ti conosciamo benissimo, ti vediamo sempre nei crossodromi, ma per chi ti conosce un po' meno, ci racconti cos'è stato il tuo passato, quando hai iniziato e cosa pensi di fare nel futuro? Mettiamoci comodi, certo. No, ma noi ci fa uno schema riassuntivo, numeri. Io ho cominciato a correre nel 1966. E... cioè, avevi quanto? 4 anni? No, ce n'avevo... ce ne avevo 14, cioè, così abbiamo dato un minimo, li porti benissimo. E praticamente ho vinto 3 campionati italiani, ma ne ho persi altrettanti, perché quando tu perdi un campionato italiano, l'ultima gara e l'ultima batteria scoccia proprio, come ho fatto l'anno scorso, ma purtroppo l'anno scorso si è combinato che periodo d'agosto ero praticamente un mese ricoverato all'ospedale per un'infezione e mi sono presentato all'ultima gara che ero proprio distrutto e poi ci ha combinato un po' di sfortuna e ho perso il campionato italiano, l'ultima gara, l'ultima batteria, però ne ho vinti in altri 3, in altri 4 diciamo. E futuro? Ne vinci un altro? Ma ormai quest'anno ho vinto la prima gara a Sanatoia, a San Severino, poi la gara di Fano che era sulla sabbia e lì contavo da non fare poco, invece ero riuscito a far secondo. Poi dopo una settimana in allenamento mi sono rotto la clavicola e 4 costole. Ecco, buono. Perciò sono stato fermo 5 mesi. E dopo con Nicola che mi fa tutto l'europeo, io tutte le domeniche devo andare a seguire a lui. E non ho avuto più tempo di allenamento. Adesso dopo la gara di Fano è questa qui che sto facendo, quell'altra. Come hai fatto le qualifiche, giusto? Sì, come fatto sei? Le qualifiche ho fatto il quarto tempo, però l'ultimo giro non sono riuscito a farlo perché mi sono fermato facendo l'ultimo, volendo fare l'ultimo giro perché la pista si era bagnata, si era asciugata, volevo fare l'ultimo giro un po', invece ho preso la bandiera a scacchi e non sono riuscito a farla. Ho però capito. Mi va bene il quarto tempo perché poi senza allenamento abbiamo senza detto, allenamento cioè, non riesco a fare. Senza allenamento in una categoria dove facciamo, sono tutti campioni. Facciamo un'ultima domanda un po' strana. Cosa gli dici a Nicola oggi? Nicola deve controllare la gara, gli guarda 3 punti da dire. Ecco, bravo. Non deve, infatti adesso ha fatto il miglior tempo, ma non serve perché insomma lui deve puntare domenica che c'è il mondiale. Perciò là, il mondiale squadra, fai un ammonimento a Nicola, un ammonimento serio da padre, dai. Devi stare attento, però se ti capita vincere, vinci. Grazie mille e ci vediamo sulla pista. Va bene, ciao. Grazie.